Bene, bentornati a questa prima puntata del 2024, di cui ciascuno è un pochino diverso, il podcast della Fondazione Istituto San Girolamo Emiliani, e siamo qui con Andrea Gorini, il coordinatore della didattica della scuola elementare Gianna Perretta Molla, e siamo qua per approfondire il tema delle iscrizioni, perché è tempo di iscrizioni finalmente. Eccoci, ben ritrovati a tutti. Sì, tempo di iscrizioni. Vogliamo dare alcune informazioni. Prima di tutto, quest'anno il Ministero ha programmato che le iscrizioni per la scuola statale sono dal 18 di gennaio al 10 di febbraio. Sono date che anche per noi costituiscono una sorta di riferimento, anche se in realtà abbiamo già iniziato a raccogliere le iscrizioni prima di Natale. Entro il 10 di febbraio, questo vale la pena ricordarlo, ogni bimbo che è in età di obbligo scolastico deve iscriversi, deve risultare iscritto ad una scuola. Quindi anche quest'anno le iscrizioni saranno, per quel che riguarda la scuola statale, poi vedremo cosa c'entra con la nostra iscrizione, vanno fatte attraverso la piattaforma. Tra l'altro quest'anno c'è una novità. Il Ministero ha predisposto una piattaforma che si chiama Unica, è un portale nel quale sono raccolte una serie di risorse anche per quel che riguarda l'orientamento per i ragazzi più grandi. Questa è, diciamo, la modalità per espletare questa funzione. Ecco, per cui ci sembrava utile, ecco, come prima informazione, dare questa a tutti. Si accede attraverso i servizi di identità digitale, quindi lo SPID o carta d'identità elettronico equivalenti. Ok, quindi lo ribadiamo, quindi anche per iscriversi alla nostra scuola bisogna passare dal portale Unica, giusto? Allora, Così chiariamo ulteriormente il sì, la nostra concetto. procedura di iscrizione prevede prima di tutto un colloquio col coordinatore, in seguito al quale poi la segreteria invia i moduli di iscrizione che vanno riconsegnati, fatti arrivare in segreteria in formato digitale. Per i bambini che sono iscritti alla nostra scuola con questa procedura, poi la segreteria invia le istruzioni per compilare questo modulo online per l'iscrizione sul portale del Ministero, Perfetto, che così abbiamo. ricordo è ciò che fa fede rispetto all'obbligo scolastico, quindi è una cosa importante. Sì, direi assolutamente sì. Insomma, siamo campioni di burocrazia in Italia, quindi dobbiamo Esatto. seguirla pedissequamente. Ok. E non so, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere riguardo al tema delle iscrizioni, qualche Ma consiglio, suggerimento? allora, no, un'osservazione più che altro raccolta da questi ultimi anni. Vedo che nel momento in cui si aprono le iscrizioni alla scuola statale è il momento nel quale tante famiglie poi, come dire, iniziano anche a vedere altre situazioni, altre realtà, in modo da fare una scelta giustamente così più informata, più consapevole. Ecco, tra l'altro quest'anno anche noi abbiamo l'open day il 20 di gennaio, quindi a ridosso dell'apertura delle iscrizioni, quindi capita proprio in una data assolutamente favorevole, per cui invitiamo chi ancora non ci conosce a iscriversi al nostro open day, così da valutare anche l'iscrizione presso la nostra scuola. Esatto, infatti il prossimo 20 gennaio ci sarà appunto l'Open Day, sarà la mattina, ci si può già iscrivere tramite il modulo che trovate sul nostro sito. www.somaschi-centrale-core.it e qui c'è la possibilità di raggiungere il modulo di iscrizione. Esatto, potete scegliere la fascia oraria perché sarà organizzato con diverse fasce orarie con dei Sì, gruppi. anche questa è una modalità ormai consolidata da qualche anno. Durante il nostro Open Day c'è proprio la possibilità di incontrare direttamente gli insegnanti, quindi le maestre di classe, le maestre di inglese, gli specialisti, in modo da avere una conoscenza, diciamo, un po' a tutto tondo della Esatto. proposta didattica, ma soprattutto della cura educativa che abbiamo nella nostra scuola. Esatto, quindi lo ricordiamo un'ultima volta, 20 gennaio per l'Open Day, le iscrizioni sono già aperte in realtà ufficialmente anche le iscrizioni alla nostra scuola per chi si volesse portare avanti in qualche maniera. Ecco, chi vuole appunto può contattare la segreteria per mail o per telefono in modo da fissare il colloquio, come vi dicevo, e poi procedere con Esatto, tutti i trovate sempre passi. tutto sul Esatto. nostro sito, ci sono tutte le informazioni, la pagina contatti e quant'altro, quindi non ci si può sbagliare. Ok, io direi che così mi sembra importante sottolineare in questo momento dell'anno quali possono essere così i criteri per scegliere una scuola, perché
Io racconto quello che sento nei colloqui con i genitori che vengono a fare i colloqui, per cui c'è qualcuno che privilegia, diciamo, l'ambito territoriale, quindi la vicinanza a casa, c'è qualcuno che privilegia magari una storia familiare, per cui scrive il fratello più piccolo, dove magari certo. C'è già stata la sorella più grande, ecco. Niente, io mi permetto di così di suggerire, di valutare bene l'impostazione didattica della scuola, l'impostazione educativa, magari anche sentendo le altre esperienze di altri genitori, perché all'Open Day ci si veste della festa e si presentano le cose migliori, certo. Ecco, poi in realtà qualche volta c'è qualche così, disillusione, ecco, per cui l'invito è proprio a conoscere dal di dentro le scuole. Noi la proposta che facciamo all'Open Day è proprio questa, di cercare di mostrare l'esperienza reale della scuola, non tanto i progetti mirabolanti che si possono pensare. Che ci sono, ma sono un di più rispetto poi al corpo esatto. principale dell'istituto. Esatto, ma il nostro punto di forza è proprio, mi viene da dire, l'esperienza della quotidianità di scuola. Ecco. Esatto. Qui, ecco, l'invito che faccio ai genitori nello scegliere la scuola per i figli è proprio di entrare nel merito, ecco, di andare a vedere effettivamente che cosa poi succede nell'ora di lezione, in classe, in palestra, in modo da avere una scelta che sia la migliore per il proprio figlio. Esatto, poi il passaparola è una cosa che funziona sempre, anche perché poi è la parte più vera, insomma, che chi ha magari avuto già esperienze, l'ha vissuta. Esatto, invito anche magari appunto questi genitori che si affacciano magari per la prima volta a questa scelta così importante a farsi raccontare anche dai genitori della nostra scuola qual è l'esperienza che hanno vissuto. Poi che hanno credo vissuto sarà presente anche l'associazione genitori all'Open sì, Day. Sì, quindi all'Open Day ci saranno alcuni rappresentanti dell'associazione genitori al termine del percorso con i quali sarà possibile così scambiare quattro chiacchiere. Esatto, che insomma sono comunque degli insider. Esatto. Ecco. Bene, perfetto. Allora 20 gennaio vi aspettiamo, e il coordinatore della didattica è già pronto ad aspettarvi anche per i colloqui, e ci ascolterete in un prossimo podcast nelle prossime settimane. Perfetto, allora vi aspettiamo e buona scelta a tutti, buona scuola a tutti. Grazie.